In virtù di obiettivi di solidarietà sociale, quindi diretti proprio ad arrecare benefici alla collettività, quindi alle categorie particolarmente svantaggiate, abbiamo cercato di avviare delle iniziative per quanto possibile, abbiamo cercato di offrire alla cittadinanza, quindi ai cittadini, delle iniziative nel campo sanitario. Una tra tutte, diciamo, le idee, quella avviata qualche settimana fa, quella della nave ospedale. La nave ospedale che è un'iniziativa che secondo me è di straordinaria importanza, perché sarebbe dovuta andare a supporto degli ospedali e soprattutto in questo momento particolarmente oberati di lavoro, quindi proprio per evitare decongestionare proprio le strutture sanitarie. Quindi la nostra iniziativa però purtroppo non ha trovato accoglimento alla Regione Calabria, perché l'onorevole Santelli avrebbe detto che i posti letto sono assolutamente sufficienti, quindi comunque la nave ospedale non era affatto importante. Ma noi siamo andati comunque avanti con le nostre iniziative. Stiamo infatti istituendo un comitato per la salute pubblica, comitato civico per la salute pubblica della Regione Calabria, un comitato al quale i cittadini possono finalmente rivolgersi per risolvere, diciamo, per interfacciarsi direttamente con le istituzioni sanitarie, e questa secondo me è un'iniziativa anche che merita una certa attenzione. E dopodiché anche la collaborazione con lo Spallanzani di Roma, con il quale abbiamo istituito uno sportello unico perché attualmente è unico, però il nostro obiettivo è quello di regionalizzarlo, cioè fare in modo che ce ne sia ognuno per regione. Questa è un'altra iniziativa importante, perché da questo momento in poi ci sarebbe proprio lo Spallanzani ha offerto aiuto alla Calabria per quanto riguarda la fornitura dei tamponi, e questa secondo me è un'altra iniziativa importantissima, in quanto in questo momento sicuramente reperire i tamponi sta diventando attualmente molto molto difficile, e quindi ci darebbero anche da questo punto di vista anche una grande mano. Tutto questo gratuitamente avrà un costo, e si parlava anche che siete attrezzati di un'ambulanza per i tamponi. Assolutamente sì. Allora, si tratta di un'unità mobile che si muove direttamente dal posto per arrivare a domicilio. E da noi sicuramente l'unità mobile più vicina pare sia quella di Palermo, quindi si dovrebbero muovere direttamente da Palermo per arrivare nel domicilio, laddove appunto il servizio è richiesto. È chiaro che le amministrazioni comunali, per quanto riguarda gli eventuali costi e quant'altro, si devono mettere chiaramente d'accordo con l'istituto Spallanzani. Ecco, una bella iniziativa. E oltre la nave da crociera, che poi sarebbe adibita all'ospedale, ma tale proposta la fece anche il sindaco di Gioia Tauro. Assolutamente sì, anche il sindaco Aldo Alessio ha preso atto della stessa iniziativa. Anche lui purtroppo non ha trovato un confronto con le istituzioni regionali, perché secondo me in questo momento ciò che manca è proprio una comunicazione, ciò che manca purtroppo è un confronto. Noi vogliamo soltanto una collaborazione, vogliamo collaborare, visto che da questo momento in poi purtroppo dobbiamo andare a convivere con questa epidemia, con questo virus, appunto questo nemico invisibile, e quindi cerchiamo di attrezzarci per quanto possibile e cerchiamo insomma di adoperarci.